Da L'estate in bicicletta di Antonino Di Giorgio. Tra gli internati c'erano bei giovani, e bei giovani c'erano tra i carabinieri che li custodivano. Custoditi e custodi avevano messo in fermento le ragazze del paese. Quelle più evolute avevano preso l'uso di passeggiare nei pressi del teatro, fuori dal normale circuito, un uso che durò quanto il loro soggiorno. Nelle notti estive intonavano bei cori, con le canzoni più belle delle maggiolate abruzzesi, e quegli uomini si raccoglievano alle poche finestre e ascoltavano in silenzio. Furono studiati i percorsi, predisposte coincidenze di transito, recapitati biglietti. Qualcuna riuscì a scambiare qualche parola e poi bagnò di lacrime il ricamo sul telaio. I giovanotti ebrei erano senza malizia, sfuggivano. Gravati da un destino di cui le ragazze non riuscivano ad intendere la dismisura, non si soffermavano, sorridevano da lontano come gente in viaggio. In maggioranza erano uomini maturi o precocemente invecchiati come il padre di Herman, e anche tra loro osservavano una condotta educata e riservata, come se non gradissero nuovi legami. Strappati da città e situazioni diverse e spesso rimescolati dalle autorità italiane, ciascuno proseguiva col pensiero nella propria vita di prima, fermi alle guglie di Vienna, Praga, Francoforte, tenuti sospesi sulle soglie di un futuro privo di contorni, vivevano quella prigionia senza ceppi, in quella camerata senza allegria, come una sosta in un provvisorio limbo. Nella primavera del 42, tornato dal convitto per le vacanze di Pasqua, Franco trovò il teatro vuoto e chiuso dai lucchetti. Gli internati erano stati divisi e portati in altri concentramenti, dai quali per più di un anno provenne sulle case vicine al teatro un lieve flusso di lettere scritte coi verbi all'infinito e vistate dalla censura. Dopo l'8 settembre del 43, quando l'Italia fu occupata dai tedeschi, vennero radunati tutti a Carpi e di là deportati in Germania. Rientrarono nel loro popolo, la cui sorte, che si era compiuta in disparte, si svelò nel maggio del 45, nella primavera esultante delle campane sciolte, all'inizio di una breve epoca, la quale, sull'orrore ancora presente, voltava pagina e reagiva con una frenesia di recupero. Franco li vide in nitide fotografie dei lager scattate dai reporter americani, accatastati sui rimorchi, uno di testa e uno di piedi, e ne osservò le facce, che erano rimaste serie, come le avevano da vivi.